Sono Raffaella Nardelli e rappresento la Service Tech come responsabile della comunicazione dell'azienda. La nostra azienda è un'azienda di manutenzione hardware e si è approcciata negli ultimi 4 anni anche allo sviluppo software. Diciamo, questo nuovo approccio ci ha permesso di fare una piccola rivoluzione all'interno della nostra azienda e di rafforzare il business legato alla manutenzione. Però il core business della nostra azienda resta comunque sempre la manutenzione hardware. Siamo specializzati fondamentalmente in manutenzione, configurazione e installazione delle PDL di lavoro, oltre che tra, diciamo, i nostri successi ci sono anche un paio di progetti che sono legati all'installazione, alla manutenzione di gestori attesa e all'installazione e alla manutenzione dei rilevatori di presenza dei dipendenti. Siamo attivi su tutto il territorio italiano e quest'anno, nel 2017, stiamo festeggiando il nostro 10° anno di attività. Siamo molto orgogliosi di questo, soprattutto in un periodo dove l'Italia negli ultimi 10 anni è stata in crisi economica. Noi siamo riusciti comunque ad emergere in questa, diciamo, in questo mercato così liquido e così, diciamo, complesso. Sono 2 anni che siamo associati a questa iniziativa dell'EDR, quindi la Digital Transformation, perché questo tipo di attività rappresenta, diciamo, una parte della vision della nostra azienda. Crediamo molto in questa associazione, soprattutto perché l'associazione a questa iniziativa ci ha permesso di entrare in contatto con dei professionisti, con dei partner che ci hanno permesso di rafforzare il nostro business e di mettere in condivisione il know-how riguardante proprio le diverse professionalità della Digital Transformation. L'EDR porta avanti questo progetto in maniera molto interessante e molto attiva, quindi chiunque, qualsiasi professionista voglia entrare a far parte di questa rete avrà sicuramente da giovare da questo tipo di attività. Crediamo nella Digital Transformation perché questo tipo di rivoluzione permetterà e sta permettendo tuttora, anche se l'Italia è sempre un po' indietro rispetto a queste tematiche, permetterà alle organizzazioni di trasformarsi in organizzazioni che sono chiuse, quindi che permettono di ottimizzare i propri processi verso l'interno, ad aziende che invece sono aperte verso degli ecosistemi rivolti verso clienti, partner o anche, diciamo, anche a possibili competitor. Avere diciamo un trattamento di dati che sia che sia passato da analogico a digitale permetterà un maggiore controllo sull'azienda e questo tipo di controllo risulta molto importante soprattutto per le aziende che sono private, che non hanno monopoli come le grandi aziende. Il controllo su quello che sono i flussi all'interno dell'azienda e anche verso l'esterno permette di ottimizzare i costi, permette di ottimizzare i tempi e permette anche di migliorare la qualità del lavoro. Quindi crediamo fortemente in questo progetto. Se volete maggiori informazioni sulla nostra azienda potete andare su www.servicetech.org, se invece volete maggiori informazioni riguardo all'EDR potete scrivere a info@aidr.it.